Il Palazzo Reale di Milano ospita la prima antologica di Agostino Bonalumi nella sua città. Bonalumi 1958-2013 illustra l'attività complessiva dell'artista con circa 120 opere. La mostra è dedicata a Luca Lovati, collaboratore e grande amico dell'artista, scomparso il 9 luglio 2018 durante l'allestimento. Le opere in mostra testimoniano il percorso creativo di Bonalumi, dall'esordio a Milano con Enrico Castellani e Piero Manzoni, attorno al 1959, attraverso gli anni 60 in contatto con i maggiori gruppi europei, sino alla riscoperta e rivalutazione internazionale. Il curatore Marco Meneguzzo. Il nostro Agostino che cosa fa? Beh, memore di questa idea, cioè questo senso dello spazio che probabilmente in quel momento era una cosa straordinariamente presente. Era lo spazio anche della città che sale in qualche maniera. 50 anni prima c'era Boccioni che faceva la stessa cosa. Il senso etico era completamente diverso, si usciva da una guerra perduta, si voleva dimenticare qualche cosa, si voleva fare presto nel ricostruire, fare presto nel ricostruire soprattutto le coscienze, no? Nel dimostrare questo più che le case, quelle si fa presto a costruirle. Le coscienze un pochino meno. Milano aveva la forza per farlo. Agostino Bonalumi era uno che era assolutamente consonante con lo spirito di questa città, consonante con lo spirito, eticamente consonante con lo spirito di questa città, e intelligente, intuitivo, tanto da realizzare questa sua idea di spazio. Un momento unico nella storia della città, a cui Milano dovrebbe dedicare spazio, come suggerisce Fabrizio Bonalumi, figlio dell'artista. È un fenomeno unico, non c'è un fenomeno equivalente al mondo e non ci sono stati neanche tentativi di copiare alla fine. Ecco, che Milano torni a riappropriarsi di quel momento, a rivendicarlo e ad utilizzarlo come, diciamo, strumento trampolino di lancio per una nuova magari stagione, io direi che è una cosa molto, molto importante. Bonalumi appartiene alla generazione che ha preso molto da Lucio Fontana, ma ha dato un senso allo spazio in modo moderno, utilizzando forme in evoluzione dal cerchio chiuso degli anni 60 alle lamelle in moduli degli anni 70 e 80. Il percorso espositivo in ordine cronologico è caratterizzato da tre grandi installazioni. La prima è Blu Abitabile, opera di pittura ambiente del 1967. Bonalumi non è un artista narrativo, spiega il curatore, non racconta una storia. Non l'ho capito, forse non l'ho capito, non si capisce niente, se ne parla con gli amici e intanto qualche cosa rimane. Cioè il fatto che comunque, anche se uno non capisce di primo acchito, forse c'è un piccolo tarlo che comincia a rodere e dire, beh, ma forse lo stupido non è lui, forse lo stupido sono io. E allora lì quello è l'inizio di una gran bella malattia. Dal 16 luglio al 30 settembre il Museo del Novecento di Milano dedica all'artista il focus Agostino Bonalumi, spazio, ambiente e progetto, sulle sue opere ambientali di dimensioni notevoli tra 1967 e fine anni 70.